Altra giornata di ricerche che si è conclusa però senza esiti, nessuna traccia dei quattro alpinisti sul Monte Velino. Le squadre dei soccorsi hanno lavorato incessantemente dalle 7 di questa mattina e le ricerche continueranno domani. Ai nostri microfoni Fabio Manzocchi del Soccorso Alpino di Avezzano e Paolo Passalacqua, comandante della stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell'Aquila. Per quanto riguarda il lavoro di oggi è stato il seguito di ieri, quindi lavorare sugli elementi forniti dalle unità cinofile e dalle squadre di sondatori. Oggi la situazione meteorologica è stata durissima, abbiamo avuto vento fortissimo, freddo, che comunque non ha ostacolato, non ha fermato in nessuna maniera il nostro lavoro. È una giornata nella quale sono proseguite le operazioni di ricerca sia con le unità cinofile sia con strumenti elettronici che con il sondaggio. Siamo andati avanti nelle operazioni che già erano state condotte ieri. Che cosa ci può dire di novità rispetto a ieri? Non ci sono purtroppo novità di rilievo, continua un'operazione che è molto complessa e molto lunga di delimitazioni di aree dove alcuni cani sembra che trovano delle tracce olfattive, però è difficile arrivare a un riscontro capillare di tutta l'area, perché l'area interessata è abbastanza ampia e comunque gli accumuli di neve sono estremamente consistenti. Domani dovrebbe essere la giornata decisiva per ritrovare i quattro alpinisti dispersi, viste anche queste previsioni meteo. Per noi ogni momento potrebbe essere quello decisivo, quindi non riponiamo le speranze in una giornata sola o in una data prefissata. In ogni momento che sono state condotte queste ricerche abbiamo profuso il massimo impegno per cercare di raggiungere il risultato che tutti sperano di ottenere. Le chiedo un'ultima cosa da parte mia: avete ancora qualche speranza di trovare in vita i quattro alpinisti? Io penso a trovare i quattro alpinisti.